Anno importante oggi per Tuttomele e per Cavour perché siamo giunti alla 40ª edizione. Ne parliamo con il presidente della Pro Cavour. Qual è il segreto di questa manifestazione che quest'anno compie 40 anni? Diciamo che il segreto noi l'abbiamo individuato sempre proponendo sempre di cose diverse durante ogni manifestazione, perché tante volte ti senti dire ah, ma Tuttomele è sempre istesse, no? Detto in piemontese, e invece è vero, magari le cose sono uguali, però sono messe in posti diversi. E allora quello anche al visitatore può creare una, così, come una novità. Quali sono le novità di quest'anno? Ma dunque, quest'anno 40 anni, quindi abbiamo cercato di fare qualcosina di diverso. Abbiamo puntato un po' di più sulla parte degli spettacoli. Difatti, quest'anno abbiamo alzato un po' il cachet anche a livello degli spettacoli, però comunque anche a livello di mostre, diciamo che un livello, abbiamo alzato un po' l'asticella del livello, ecco. È passato il primo weekend, le prime 2 giornate, tantissimi già i visitatori che sono passati per Cavour. Cosa, si prevede per questa settimana? Ma in effetti avevamo tutti paura, che io alla fine anche lì non guardavo più neanche le previsioni, perché un po' davano bello, un po' davano brutto. Ho detto, boh, noi ormai siamo tutti attrezzati, partiamo e poi vediamo. In effetti la stagione, cioè il weekend è stato bellissimo, non, proprio non il sole, però comunque c'era tantissima gente. Adesso ho la giornata di oggi un po' così, però poi dopo si prevede di nuovo una giornata abbastanza bella. Domani c'è la fiera, quindi aspettiamo proprio tanta gente. E poi l'ultimo di nuovo, l'ultimo weekend, quelli che non hanno potuto venire il primo, ci aspettiamo che vengano il secondo weekend. Tuttomele vuol dire scoprire le mele e anche le mele, quelle che si stanno dimenticando, quindi le antiche varietà. Sì, perché c'è una parte nella prima, cioè ci sono tre zone specifiche di Tuttomele. Nella prima c'è l'esposizione delle varietà di mele prodotte nella zona, quindi Cavour e i comuni del Cifo. Nella seconda parte, che è quella un po' più Expo Agri, quella un po' più tecnica, abbiamo l'esposizione delle macchine agricole, abbiamo l'esposizione di 300 varietà di mele provenienti da tutto il mondo con le vecchie varietà di mele, quelle che stanno ormai per essere dimenticate un po' da tutti, però sono quelle che tante volte riscuotono anche nel palato sapori che non erano più, non si erano più sentiti, ecco. Laboratori, incontri sempre sul tema della mela e poi logicamente non può mancare la parte degli espositori, quindi la parte proprio più fieristica. Sì, diciamo è la parte quella che dal pubblico è anche un po' più richiesta, un po' più visitata, è la parte commerciale, dove ci sono circa 200 stand, di tutti i tipi, ecco. Immancabile, concludendo, le frittelle. Sì, le frittelle e la gastronomia, perché il punto forte di Tuttomele è anche per la Proloco. Perché il punto forte è la gastronomia, le frittelle e da diversi anni anche il Tuttomele Self, quella proposta gastronomica che noi facciamo all'interno del Teatro Tenda, dove proponiamo dei piatti a dei prezzi un po' più economici rispetto al ristorante. La frittella però è quella che la fa da padrona, vedi proprio code lunghissime per poter acquistare questo piatto di frittelle. È vero, cioè proprio è una caratteristica quella. Quindi l'appuntamento, lo ricordiamo, è a Cavour per tutta la settimana e ancora per il weekend. Grazie mille di essere stato qua da noi. Grazie a voi, vi aspettiamo numerosi a Cavour fino a domenica 17.